Anche. Mi sembra che parlate di legge elettorale. Ecco, solo per notare che gli ospiti che avrei qui questa sera possono parlare di tutto meno che di modifiche di legge elettorale, perché sono degli abusivi, perché sono stati eletti con una legge elettorale che la Consulta ha dichiarato da cambiare. Se avessimo un capo dello Stato serio e che facesse l'arbitro e non il giocatore, avrebbe dovuto sciogliere le Camere e mandare tutti a votare con la vecchia legge elettorale e poi il nuovo Parlamento modificava la legge elettorale. Chiaro. Nella maniera tu. Seconda cosa, possono fare tutte le leggi elettorali che vogliono, ma se non mettono una regola che se uno viene eletto con una casacca e deve tenersi quella casacca lì e tutti i momenti non può cambiarla come ha fatto il signor Scandereve, che aveva perso il conto anche lui delle casacche che ha cambiato, non cambieremo mai niente. E cambierò ancora. Forza Italia. Cambierò ancora perché sono libero con le mie idee, allora, io sono con i cittadini. Sa dove sono io domani? Come si chiama questo signore? Lo sa dove sono io domani? Allora, se vuole verificarlo domani in internet, io domani mattina sono ai mercati a Milano. Ha capito? E non sono stipendiato in questo momento e non sono politico. Ha capito che ti ho dato scandere? Perché allora, quella è la mia vita. Quindi io sono con i cittadini, non sono con i partiti. Gioacchino che mi contesta dall'inizio della trasmissione dice ha visto io domani sono sul nessuno mio. Sono è l'unica volta che posso contestare una bella signora e sono tu mi contesta dall'inizio della trasmissione per la mia scelta di parlare di Mastra Pasqua, dice a nessuno interessa Mastra Pasqua, interessa la legge elettorale. Oh, si può pure sbagliare, vuol dire ma che ho sbagliato, sono in coda, ero le convinta sì Mastra effettivamente Pasqua. Noi teniamo purtroppo beh, quando tengo tanto tempo una persona al telefono piovere, blocco blocco ma io posso chiudere anche un sbagliare attimo e poi mi taccio, posso chiudere. Sono convinta che comunque sia un argomento che diciamo porta l'attenzione. Signora, perché lei, poi si fa le chiedo umilmente allora, scusa. Lei ha ragione. Lei, mi fa perdere, lei ha ragione, io. Perché Mastra Pasqua doveva fare soltanto il presidente dell'INPS e basta. Quindi tutti gli altri incarichi sono, come dire, è una cosa insostenibile. Lei ha ragione. Il punto è che i problemi del paese sono tanti. E su questi problemi del paese Mastra Pasqua non c'entra nulla. Allora,